Bene, buongiorno. Oggi i nostri multitalks sono con un manager, un amministratore delegato di un'azienda del nostro territorio, Giorgio Ferraris, Fine Foods, un'azienda che opera nel settore della farmaceutica e della nutraceutica, quindi anche interessante uno sguardo da quel punto di vista, da quel settore, al momento che stiamo vivendo. Ecco, buongiorno Giorgio. Buongiorno, grazie per avermi invitato. Figurati, è un piacere per noi davvero averti qui. Vogliamo porre a te le domande dei nostri multitalks che sono di riflessione, di ascolto. Come stiamo vivendo questo momento? Quali sono le tue considerazioni su cosa sta accadendo? Un punto di vista con la tua esperienza e il tuo sguardo? Beh, questo momento ha portato tante riflessioni e mi fa piacere poterne condividere qualcuna, perché in questo momento di relativa solitudine è bello poter condividere almeno in modo virtuale delle considerazioni. Prima considerazione è che tutto questo finirà e questo dobbiamo ricordarcelo e lo dice una persona che abitava a Manhattan l'11 di settembre, perciò ho vissuto quell'esperienza tragica che ha cambiato la quotidianità della vita, perché in effetti nel giro di poche ore è cambiata completamente la quotidianità. È cambiato un punto di riferimento fisico, immaginati di non aver più Città Alta Bergamo, che arrivi dall'A4 e non c'è più Città Alta, non vedi più un punto di riferimento. È stato terribile il superarlo, perché appena, chiaramente siamo tornati subito al lavoro, però c'era una tensione terribile. Negli aeroporti ho ricominciato a volare subito, però c'era davvero una grande tensione. E sembrava davvero che il mondo finisse, perché diciamo, Dio, adesso ci sa, ci sono stati così tanti attacchi nel giro di poche ore che abbiamo detto, Dio, che succederà? Ci sarà una bomba chimica, una bomba batteriologica a New York, è una città piccola come superficie, perciò cosa succederà? Io per almeno 2 anni ho continuato a cercare le vie d'uscita quando ero in ambienti chiusi. Istintivamente, io non mi sono mai preoccupato di questo, non ho mai lontanamente, sono ottimista, perciò non penso mai al peggio, però istintivamente cercavo la via d'uscita. Questo per dire quanto ha toccato psicologicamente che via. Eppure l'abbiamo superata. E poi New York è tornata, adesso mi spiace, è tornata a essere al centro un po' di questa epidemia. Ho tanti amici con i quali sono in contatto, stanno vivendo una brutta situazione, però sopravviverà anche a questa. Quindi quello che ci sta succedendo è vero, no, è brutto, e io ho parlato con le persone, ho chiamato tutte le persone, i colleghi che hanno avuto, che hanno perso i genitori, e ci sono storie strazianti. Però se lo mettiamo in prospettiva, ci sono stati eventi nella storia dell'umanità anche più tragici. C'è stata la peste del 1350 che ha causato 20 milioni di morti, ma anche il meteorite nello Yucatan, cioè, 65 milioni di anni fa, ci è andato bene che c'erano i dinosauri, perché ha fatto fuori tutti quelli che pesavano più di 25 kg, sono sopravvissute solo le tartarughe e i coccodrilli, quindi insomma c'è andata di lusso che non è successo a noi. Però ecco, l'importante in questo però è non perdere di vista il punto d'arrivo. Cioè, noi a volte ci focalizziamo su quello che ci sta succedendo oggi, mentre dobbiamo pensare a dove vogliamo arrivare, a dove vogliamo a tornare sostanzialmente a fare quello che facevamo, magari in modi diversi, ma una normalità. Quindi, in sintesi, quello che noi abbiamo davanti è una corsa. Non sappiamo se saranno 1000 metri, 4000, una mezza maratona, una maratona, un ultra trail magari, chi lo sa. Io spero di no, penso di no, però potrebbe essere. Però l'importante è non abbatterci e scoraggiarci durante questa corsa. Quindi sicuramente questa è la prima considerazione. La seconda considerazione che vorrei fare è che la nostra generazione è stata un po' viziata. Abbiamo avuto tanto, siamo la generazione del dopoguerra, abbiamo dato tante cose per scontate. E forse il fatto di pensare che la salute non è una cosa scontata, non è una cosa da poco. Ci ha fatto riflettere questo Covid sul fatto che potremmo essere toccati noi come individui. Quindi a volte è giusto trovare un equilibrio, forse questa è la cosa più difficile, perché bisogna trovare un equilibrio tra continuare ad avere la forza ad andare avanti per migliorarsi, altrimenti saremmo ancora nelle caverne se l'uomo non avesse fatto questo. Quindi è giusto continuare a fare questo, però ogni tanto bisogna avere anche la forza di dire, beh, tutto sommato ho già raggiunto tanto, sto bene fisicamente, ho una situazione economica buona, perciò non devo rovinarmi la vita. Quindi questo è un punto, un altro punto che penso sia importante e sicuramente il Covid ci ha fatto riflettere, mi ha fatto riflettere su questo. Un'altra considerazione che è valida, che io già meditavo in qualche modo e ne avevamo forse parlato anche in uno dei vostri incontri, è che la nostra generazione è un po' presuntuosa, arrogante e non ascolta. Se
Siamo un po' pieni di noi stessi e si vede anche nel talk show che le persone parlano senza lasciar parlare gli altri, vogliono prevaricare gli altri e non ascoltano. E le altre persone hanno tante cose da dirti. E questo è stato clamoroso col Covid. Era scritto ovunque che è quello che stava per succedere. Però non l'abbiamo ascoltato, perché quando è successo in Cina, ma i cinesi mangiano i pipistrelli, quindi chissà che misure di igiene hanno. Non è vero, la provincia di Hubei ha 60 milioni di abitanti, è una provincia che fa 600 miliardi di fattori di GNP, perciò è una provincia che è molto avanzata. Poi è arrivato in Italia e gli stranieri cosa hanno detto? Ma gli italiani sono pizza e mandolino, ma hanno delle misure di sicurezza modeste. La Lombardia ha un sistema sanitario che è tra i migliori sicuramente in Europa, se non al mondo. Eppure è successo. Quindi tutti gli altri hanno avuto i messaggi e non hanno voluto ascoltarli. Quando ho visto, non so, le partite a Liverpool dell'Atletico, ho visto lo spring break in Florida dei giovani, o il Mardi Gras in Louisiana, New Orleans, mi hanno fatto rabbrividire, ho detto ma com'è possibile che dei capi di Stato, delle persone non si rendano conto di quello che sta succedendo, quello che stanno facendo alla loro gente. Però questo è. Quindi forse ascoltare è una cosa che dovremmo da questa cosa imparare a fare un po' meglio. E forse i leader perché non hanno ascoltato? Questa è un'altra considerazione che mi è venuta in questi giorni, che vale per i leader di aziende ma anche per i leader di Stati. Forse perché a volte c'è una gara di popolarità, che nei leader è una gara di popolarità per le elezioni, nelle aziende per il risultato della trimestrale da pubblicare. A volte bisogna avere il coraggio di prendere delle decisioni che sono impopolari. Non necessariamente piacciono alle persone, però è la cosa giusta per loro. Come la cosa giusta per gli investitori avere il coraggio di prendere decisioni che magari non ti fanno avere una bella trimestrale, una bella semestrale o magari anche un buon anno. Però sul lungo termine è la cosa giusta per gli investitori. Quindi queste sono un po' le considerazioni che mi sono venute in questo periodo. Molto interessante. Tornando a una di queste, quella che fa riferimento al tornare al nostro normale, no? Alla situazione che tanti chiamano new normal. Cosa significa secondo te new normal? Saremo davvero ancora gli stessi, quindi ripartiremo dalle stesse considerazioni o forse c'è qualche riflessione che ci spingerà a guardare i nostri percorsi anche di crescita e di sviluppo con occhi diversi? Secondo me dobbiamo definire cos'è il normale. Dobbiamo porci la domanda, ma che cosa vogliamo veramente? Sembra che stiamo inseguendo qualche cosa che non è l'obiettivo originale. Se pensiamo all'evoluzione dell'umanità, l'evoluzione nostra, insomma, negli ultimi 200-300 anni, siamo passati da un'agricoltura tendenzialmente rurale, un'agricoltura industriale, e poi, insomma, a posizioni più di prestigio, la cultura è aumentata. Però a volte, sai che io mi chiedo, ma stiamo facendo la cosa giusta? Perché a volte per far qualche cosa di più, siamo talmente animati dal far qualche cosa di più, che non ci chiediamo perché stiamo facendo qualcosa di più. E a volte forse sconfiggiamo la ragione per cui stiamo facendo qualcosa di più, che è avere più felicità personale per la nostra famiglia. A volte noi spingiamo talmente sul far di più che sconfiggiamo lo scopo per cui facciamo di più. Quindi alla domanda è, ma saremo gli stessi? Non lo so se saremo gli stessi, però forse potremmo ritarare un po' la nostra vita e forse ritornare alla ricerca della felicità che secondo me abbiamo sconfitto un po' per avere cose completamente inutili che in realtà non ci danno la felicità. Quindi non so rispondere, è una domanda molto difficile. Però... È difficile, tutti stiamo probabilmente girando attorno a queste riflessioni, ma è interessante condividerle proprio per questo, perché se solo così ci aiutiamo. E torniamo adesso a guardare al futuro e quindi nella tua veste anche di capitano, di chi sta governando un'azienda, quindi con tutte le sue complessità, come lo vedi la ripartenza e il ricominciare? Attorno a quali pilastri credi ci si debba appoggiare? Magari faccio due parole sulla che cosa è successo alla Fine Foods e come abbiamo affrontato questo Covid. Anche perché questo mi porta a fare una riflessione sulla sicurezza, che è un punto importante. Io penso che alla base di questo ci sia una sottovalutazione dell'importanza della sicurezza da parte di alcune aziende, ma secondo me anche un po' nel DNA degli italiani. A volte c'è una predisposizione al rischio che è più emotiva e non scientifica.
Abbiamo tutti sentito persone che dicono: ah no, ma io ho paura a prendere l'aereo, poi fumano due pacchetti di sigarette al giorno. Quindi che è una cosa illogica scientificamente, però è emotiva. Quindi un po' a volte ci sono approcci alla sicurezza che sono legati più ai bilanci di responsabilità sociale, a cose che si devono fare. Però io penso che la vera sicurezza si raggiunge quando una società o un paese ha a cuore la sicurezza delle proprie persone, ma sinceramente l'ha a cuore. Per cui non fa solo la certificazione oppure non fa le cose minime indispensabili per poter non essere multati, ma si spinge a fare qualcosa di più. E questo penso sia una cosa che noi abbiamo fatto bene e ci ha differenziato un po' alla fine. Abbiamo un comitato di sicurezza che siamo OSHA 18.001, tra poco faremo la 45.001. Abbiamo un comitato di sicurezza composto da me come datore di lavoro, due delegate alla sicurezza, il responsabile HSE e il direttore delle risorse umane. Ci troviamo una volta al mese e l'obiettivo che ci siamo dati è quello di alzare continuamente l'asticella, dire che cosa c'è che non abbiamo fatto e che possiamo fare meglio. Questo porta a diverse conseguenze positive, che si manda un messaggio alle persone di sensibilità su quello, cioè sul fatto che tu veramente tieni alla loro sicurezza, perciò anche loro sono invogliate a darti dei suggerimenti. Quindi il fatto di essere attenti manda un messaggio di condivisione dell'importanza della sicurezza alle persone. Quando noi abbiamo sentito del Covid in Cina, il comitato di sicurezza successivo, ci siamo posti la domanda: cosa facciamo se ci arrivasse anche in Italia? Cosa facciamo come Fine Foods? Perciò quello che abbiamo deciso di fare è stato di istituire un'unità di crisi, perciò abbiamo allargato il nostro gruppo al direttore dell'ingegneria, al direttore della supply chain, perché ovviamente aveva contatti con i fornitori esterni, con le società esterne che venivano da noi, e al medico di fabbrica. E perciò abbiamo creato questo gruppo e siamo stati molto vicini e ci scambiavamo un po' di informazioni e considerazioni. Quando c'è stato il primo caso in Italia, noi abbiamo mandato, dopo 2 giorni, abbiamo mandato la prima procedura di sicurezza a tutti i nostri dipendenti via internet, che alla fine è stata quella che poi ha messo anche il Ministero della Salute parecchi giorni dopo. Però abbiamo giocato parecchio in anticipo. Sicuramente noi siamo un po' avvantaggiati perché essendo un'azienda farmaceutica abbiamo una sensibilità per le contaminazioni microbiologiche, le contaminazioni chimiche, quindi i nostri operatori già sono abituati a usare la mascherina, che molto onestamente è un po' fastidiosa, però usano le mascherine, usano a volte anche i caschi, quindi rapidamente abbiamo fatto salire il livello di sicurezza, perciò abbiamo portato da 50, 60, 70 al 100% di indosso di mascherine e guanti di nitrile. Abbiamo ridotto i turni da 8 a 7 ore perché abbiamo intercettato con un'analisi del rischio, abbiamo visto che la mensa e gli spogliatoi erano le aree più a rischio, dove effettivamente ci poteva essere un passaggio di Covid. In sintesi, l'obiettivo che noi ci siamo dati chiaramente non poteva essere quello di impedire alle persone di infettarsi, perché le persone hanno una vita privata e non so se tutti sanno che Bergamo è oltre le 8.000, la provincia di Bergamo è oltre le 8.600 contagi per milione, la Spagna che è il primo paese al mondo intorno ai 3.200. Quindi siamo stati fortemente colpiti come provincia, quindi non era banale non avere infezione. Però il fatto di condividere questi principi sulla sicurezza vuol dire generare una sensibilità individuale nelle persone, che loro si sentono di doversi proteggere. Abbiamo fatto un po' di tempo fa una campagna che si chiamava Abbi cura di te, sei un'opera d'arte, in cui abbiamo preso delle opere d'arte, tipo la Madonna con l'ermellino, abbiamo messo una mascherina, tra l'altro era un po' premonitrice dei tempi, e abbiamo regalato a tutti i dipendenti una maglietta dicendo: sei un'opera d'arte, abbi cura di te, perché effettivamente le persone a volte non si rendono conto e sottovalutano il rischio. Quindi questo ci ha permesso di avere, unitamente anche alla forza e l'attaccamento al lavoro della popolazione bergamasca, che non sono di Bergamo, sono molto onorato di essere stato accettato, perché effettivamente insomma, io penso che tra le cause di questa esplosione a Bergamo di casi, ci sono cose molto belle di questa popolazione, che sono uno, l'attaccamento alle persone più anziane, perciò molti contatti della famiglia, che purtroppo è stato devastante perché le persone più giovani che sono asintomatiche hanno portato il contagio a causa di frequenti contatti con i nonni, che invece distante non li vede mai, questo problema non l'ha avuto, invece qua c'era, perciò una cosa molto bella umanamente si è trasformata in un problema.
E l'altra cosa è che, insomma, da noi se una persona ha 38 e mezzo di febbre o la batti con le pallottole e va al lavoro lo stesso, quindi non è che si ferma. Quindi anche persone che magari erano infettate sono andate in giro e hanno causato un ulteriore contagio. Ecco, quindi noi non potevamo impedire questo contagio, però potevamo impedire che ci fosse una propagazione ad altre persone all'interno dell'azienda. Quindi tutte le misure di sicurezza che abbiamo fatto, abbiamo messo in pista, hanno funzionato. Ad oggi, sempre facendo i debiti scongiuri, non abbiamo nessun positivo al Covid in azienda su 600 persone, e 6 persone hanno purtroppo perso i genitori. Però direi che abbiamo avuto, non so se l'ho detto prima, ma abbiamo avuto nel momento peggiore della crisi, abbiamo avuto 75% del personale al lavoro. E tra l'altro parecchie persone del 25% sono persone alle quali noi abbiamo chiesto di stare a casa perché abbiamo fatto un'analisi delle persone con delle condizioni preesistenti che avrebbero potuto essere in difficoltà se avessero preso il coronavirus, abbiamo chiesto noi di stare a casa. Perciò abbiamo una ventina di persone che sono a casa per questa ragione. O persone a cui abbiamo detto se hai il minimo sintomo, dato che siamo in periodo di allergie, però non possiamo sapere se hai polline o se hai coronavirus, stai a casa. E quindi direi siamo soddisfatti, perciò. Molto interessante. Se posso fare una conclusione da questa seconda parte che davvero è andata sul concreto ed è anche molto d'esempio, diciamo, per tutti, sono tre cose. Una è quella ovviamente della conoscenza e del fare davvero tesoro dell'informazione che tutti noi disponiamo per poter prendere decisioni. E questo mi sembra un tema che deriva forse anche da una allargata che tu hai e che viene da una esperienza internazionale che ti porta a guardare il mondo, diciamo, come perimetro di riferimento, e questo non è banale. Due, certamente l'esperienza forse che tutti possono avere parte proprio dai settori più, diciamo, delicati, come quello della farmaceutica, quindi sono settori che hanno qualcosa da dire in più. E il terzo, credo sia un tema organizzativo, in grande aiuto in questo momento, perché permette davvero di mettere in campo, diciamo, un sistema che possa essere a supporto. Quindi tutte davvero informazioni interessanti, credo, anche per chi ci ascolta. Niente, Giorgio, io ti ringrazio tantissimo. È stato molto di ispirazione, molto interessante e ti faccio tanti auguri per la tua azienda, per la tua vita e per il tuo futuro. Grazie, è stato un piacere per me. A presto. Grazie, eh? Ciao.